Oggi su Minecraft giocheremo a nascondino, ma saremo degli Axolotl. Ovviamente saremo in compagnia dei nostri amici e sarà divertentissimo perché ci potremo nascondere sia sott'acqua sia in superficie, il che renderà molto difficile essere trovati. Buon divertimento. Benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Quest'oggi nascondino da Axolotl. Ci sono tanti Axolotl, ma non sapete chi sono, dovete indovinarli. Oppure li scoprirete continuando a guardare il video, così facciamo un sacco di watch time. Che strategia importante questa. Mi è piaciuta questa strategia, Steffo. Bellissimo. Bello. Ma chi sto parlando? Ale è stato scoperto. Allora, parto io cercando il primo round, giusto per impazzire un pochino. E vai. Poi vediamo. Siete pronti? Andate, divertitevi. Sì, sono ciao. Correte. Certo che potrete darmi quello raro, Medi Axolo, tuffa. Sì, davvero, anche siamo quello tutti raro. Uguali. Beh, se vuoi sì, così ti trovo subito. Quindi posso parlare con la mia voce adesso? Sì, e ti hanno scoperto. Finalmente sono chi sei. Penso che tra 10 secondi arrivo, spero che siete nascosti. No, no. Non venire, ragazzi, Steffo. Ma non ci troverà mai. Ma vedete quanti Axolotl ci sono qua. Sì, sì, ma non è scarso. Noto i vostri atteggiamenti. Allora, secondo me è difficile, Steph, perché anche gli Axolotl veri si muovono in modo molto particolare. Quindi ok. Vero, vero, non è vero, easy, vero. Dici? Io sono uscito dalla mappa. Scusate, arrivo. Ma come? Steffo? Ma dove sono finito, ragazzi? No, sono in un buco. Ciao. Ok. Non me la racconta. Ma giusta. Ho una domanda per il campioncino Steffo. Sì. Oltre al telefono che... Ok, la domanda arriva dopo. Pronto? Chi è? Ho ucciso un Axolotl innocente. Ci tenevo a farvelo sapere. Mi dispiace per lui. Dopo quante uccisioni di innocenti vieni bannato? Nulla, posso sterminarli tutti. No. Ma così non vale. Allora prima o poi ci troverà. Ma non li sto picchiando, tranquillo. Ho una domanda per Steffo comunque. Sì, adesso dopo due ore e mezzo. Campione, ma scusami un attimo, ma tu sei un Axolotl o sei uno Steffo? Sono un Axolotl. No, non va bene allora. Ma la vediamo almeno la tua spada, così scappiamo? Esatto. No, non si vede effettivamente, mi dispiace. Ma tanto non vi trovo e sono lento come la morte, quindi potete stare tranquilli. Ma siamo tutti lenti, quindi. Lo vedo, è nel centro. Oh, porca miseria. Lo vedo anch'io, mannaggia. Io vi ho persi, ragazzi. Steph, come hai fatto a non vedermi? Ero no, davanti, ragazzi, a te che camminavo. Io letteralmente, avete detto tutti, vai a vederlo. Esco fuori dall'acqua, era di fronte a me. Sono riscappata sott'acqua. Sì, anch'io. E non mi ha visto. Steph, ti serve No. Attenzione. Non è che ne abbiamo visto altro. Ne stavo già seguendo uno. Lascio lo cane. Come hai fatto a beccarlo? Beh, perché stava correndo in giro. Poi si è buttato in acqua. Ho seguito le tracce. Dannato, Steffo. La puzza di cane ho seguito. Ma è un Axolotl, non è? È un cane Axolotl. È un cane Axolotl. Ma chi è Axolotl? Ma quanti sono? Sono troppi. Oh, di nuovo? Sei di nuovo tu? Ma perché mi colpisci sempre? Facciamo una cosa. Ricercatori. Tutti fuori dall'acqua. Bella questa zona. Ok, dai, tutti fuori dall'acqua. Dai, tutti fuori dall'acqua. Io sono già fuori, eh? No, poverino, non ci troverà mai. Esatto, ma in acqua è davvero difficile. Allora, io sono il re della collina. Con calma. Oh, mi vedi? Devo avere una strategia. Sì. Io vedo per la faccia. Guarda come se la ridono. Mi stanno divertendo, mi fa piacere. Se vuoi ti do un indizio. Per la faccia è sull'Axolotl, sulla costruzione. Oh, ma stai zitto, te sei nel centro, nell'isola nel centro. No, io mi tuffo, ciao. Aia. Non mi vede, Steph. Mi sono spaccato una gamba. Ma detto ciò, ragazzi, Marci che sta tryhardando come ma un io guarda, sono... Mamma, Marci, sei scandaloso. Oh, ma cosa vuoi? Mamma mia. Ho detto io di uscire dall'acqua, Steffo, ma cosa vuoi? Hai ragione, però. È presente lo scandaloso? Marci è sopra, Marci è proprio sopra, è proprio scandaloso, Aia. No. Ma dov'è Steph? Hai pensato che sono scandaloso? Ma io non lo vedo, ragazzi, sono in giro. È una strategia la mia. Potrebbe essere. Non ci sono 18 secondi, Steffo. Bella che strategia. Strategia è? No, mi ha BAM! Lo sapevo. Steffo è un mago, ragazzi. Come uno squalo che un paio all'improvviso. Ma tu ammazzi con un colpo solo, non vale. Però ci metto 2 ore e mezza a farne fuori uno. Aia. E finito il tempo. Chi è stato il primo che ci trovato? De Mark! Allora deve cercare lui, ragazzi. No. Pienamente d'accordo. Così qua. E ti dico anche condoglianze. Va bene, grazie. Allora, io spero che non mi trovi mai per prima. Mark, se allora, vuoi lo faccio io. Io lo dico già. Non mi nascondo sott'acqua. No, aspetta, però Kendall, grazie. Mi è piaciuta questa dichiarazione. Io sono il detective God, vi ricordate? No. Cerco io. Vai, ok, va bene. Prossimo round, siamo a posto, raga. Va bene.
Ma all'inizio sì. Allora possiamo andare in acqua? Io sono sempre stato in acqua. Addio, no. Kendall. Io sto zitto fuori dall'acqua. Zitto, nuota. Io non mi esprimo. Sto zitto. E già perché? Iniziato a cercare. Marci, perché hai detto addio, Kendall? No, così era. Ah, ok. Buongiorno, 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 sto arrivando. Buongiorno. Perché c'è 300 livelli? No, Kendall, è il timer. Il campione. È un ragazzo intelligente, Oh, pensavo mi dovessi incantare qualcosa. È il detective, signori. Ma che allora, voglio vedere, ragazzi, se riesco a trovare di nuovo Fere da qualche parte. Io non sono in acqua, però. Qualche problema. Non sono in acqua. E Seth, tu sei in acqua? No. Non ho capito, ma che cosa sta succedendo? Parliamone, ragazzi, questo qua è il miglior assassino del mondo, Ma dove? Non è che sono come Steffo, Aspetta che andiamo in acqua. Va bene, campione, va bene. Ma al massimo fai una carneficina di tutti, inizia ad ammazzarli tutti quanti. Allora. Oh, mi siete già in acqua. Ma questa è una zona segretissima. Dove l'hai trovata? Vabbè, non lo puoi dire. Non lo so, sono in acqua, sono uscito da un buco, sono salito sopra e non si arriva. È incredibile questa cosa. No, comunque, ragazzi, posso dire che Marcio degli nascondigli scandalosi. Era nascosto dentro un buco di una roccia prima. Invisibile. Cioè, è ridicolo, Marcio. Sembra un po' delirato. Va bene. Mi è passata una persona di fronte saltellando. Io non so se fosse Mark. Ma vicino al reset era Mark. Sì. Io lo sto guardando, lo sto fissando. Quindi? Allora, De Marco, io sono dentro l'Axolot blu in questo momento. Dov'è l'Axolot blu? Mark, ma tu sei in un'altra mappa. Marco è andato in un'altra mappa e si stava vantando di aver dato un nascondiglio incredibile. Ma raga, sono passato sotto, non so dove. Ma non la puoi usare quella mappa. Io posso bannare Marco? No, sono tornato. Ragazzi, hai dato un nascondiglio incredibile, sono invisibile. Chi è questo? Chi è? Ma quanti siete nell'Axolot viola? Stai zitto, c'ero anch'io. Ma porca miseria, Steph. Ma ero solo io. Siete in 40. Ma ero solo io. Perché siete venuti tutti nel viola? Ma non è viola. Siete tutti là. No, sono tutti. Raga, sta arrivando, Sta salendo. Guardate che tuffo carpiato che faccio. Scappate, raga. Scappate. In acqua. Le fughe in acqua. Io vi vedo tutti. Aiuto. Però è stata snicciata comunque. Aiuto. Ragazzi, ragazzi, c'è un pazzo che mi insegue, per favore. Chiamate la polizia. Non so se c'è la polizia per gli Axolot. I'm chasing you, bro. I'm coming. Oh, boom. Allora, aspetta, devo raccontare questa cosa. Avete presente che se inquadrate una un Axolot vi dice in alto Axolot? Io ne stavo seguendo uno e c'era scritto De Marco sopra. Ma come? Vabbè, non dice Axolot sopra. Sì, se li vai vicino dice Axolot. E quindi ne mancano due. Steph, boh, raga, chissà dove è andato a finire. Ma guarda, un nascondiglio tranquillo. Non mi sfida neanche. Ciao, Marco. Ciao. Ti stavo seguendo. Ma smetti di dire cavolate. Da Mark. Ciao, Mark. Dove sei? Perché sono partiti dei razzi? Dove dei razzi? Oh, Steph? Ma perché mi partono dei razzi? Steph? Dove, Steph? Mi partono dei razzi sopra la testa. Ma io non li vedo. Chi è l'infame? Io mi distruggo. Il cane mi sta inseguendo. Arrivo, Steffo. Arrivo. È il tuo momento, Steffo. Molto piacere che quando ci sono io tutti sott'acqua a traiardare. Quando c'è lui, i razzi. Scappo. Raga, aiutatemi, raga. Raga, state dal mio lato. Non può vincere sempre il male. Deve vincere il bene ogni tanto. Ok. Perché vedo una sottosa volarmi sopra la testa? Perché sono io. Ma perché tu ci puoi vedere quando siamo spectator? Sì, sono normale. Vabbè, non mettere nello spectator. Vabbè, e ce la fa sopravvivere. Tanto sto volando, non è che... Ragazzi, voglio farlo io, ok? Mi devo scusare per quello che ho fatto prima. Dai, no. Cosa hai fatto prima? Sono andato in un'altra mappa per sbaglio. Marci, come sempre, deve barare, raga. Guardi, ragazzi. Sono un barone. È un barone. Vai, starta. Vado subito. Allora, se vinco questo round, sì. Io voglio 71.000 mi piace questo video. 71.000? 71.000 qui. Solo se tu vinci, però. Sì. Marci, allora, ma stai contando? No, non sto contando. E allora che nascondino è? Conta! È 17, 18... Ah, 20! 21! 300, vedi? Perché Steph l'ha già buggata ed è sopra la mappa, scusate? Chi? Vedo un Axolot che è sopra la ringhiera. Non farti domande. Perché sono io?
Perché sei tu che citti di solito? Non dai, capisco. Ma io adesso cito anche io. Ragazzi, aiuto. Ma sopra il bambù? Marci sta parando. Ma non, è, non lo vedo. Non è assolutamente è vero. È un barone. Aiuto. Dai, ti lascio andare se te ne vai da qua sopra. Ok, però... Aspetta, vieni qui Marci, ah, guarda. Ma quindi Stefano prima come ha parato? Ah, ora sì. No, non ho parato, campione, no, guardati meglio. No, no, no. Marci, parato, vai. Vai Marci! Ma Stef, ma che cavolo? Allora ragazzi, tipo... c'ho mezzo cuore. Tutti i posti che c'erano. Io sto zitto. Dai, venite qua, su. Su, campioni, vi sto aspettando io, allora... Aspettaci, aspettaci, campione. Grazie. Dove siete? Ci sarà qualcuno qua magari? O qualcuno giù? Tra i giardini che non parlano? Dimmi, dimmi. Te l'ho detto che io comunque ho vinto questo round, giusto? Già vinto? Sì, ma Stefano, cioè, io ho già vinto, ma campione. Vinto. Ma lo annunci proprio così? Sì. Ma senti. No, se ne vada! Ma questa è una truffa bella e buona organizzata di Marco, ma io me ne vado! No. Ma fare mi visto? Mi scusi, no. Ma non stava vincendo? C'è stata una truffa in atto contro De Marco. Come hai fatto? Ti sta tirando i razzi. Non lo so. Contro di me! Marco, perché tiri i razzi? No, ma non è vero! Chi è mi sto sembra qua? Di averlo sentito bene. Ma chi è questo? Ah, sei tu. Ciao. Ma chi è che ha jump boost? bella pazza. Ma cosa sta succedendo? Sta zitto. Perché siamo tutti qui, raga? Fere si è accorta dopo due ore che è stata teletrasportata. No, perché io l'ho nascosta talmente bene da essere incazzata. Io vi odio con i vostri razzi. Dai, ragazzi. No! Aia, Fere, arrabbiati con Stefano. No! Vi odio. Mi vedo piangere. Dove sei, Marco? Raga, ma non ci sono. Marco, dove sei? Non ci sono. Non lo sto vedendo, ragazzi. Che poi sono salvo perché bella faccia mi ha dato la speed prima di morire. Non mi vedo, dove siete? Aiuto. Sto guardando. 90 secondi, minuto e mezzo. Allora. Io vado qualcosa di rosa. Ti sa tirati razzi, ti sa condannato. Già. Ma chi è stato? Che sa bere dell'acqua molto tranquilla. Bravo Marco, bravo. Ti senti realizzato adesso? No, mi sentirò realizzato quando berrò ancora una goccia d'acqua. Steph è l'unico axolot con le particelle addosso. Ah, ma non lo mamma mia. No, cosa ci faccio qua? No, me ne vado. Sono partiti i razzi. Marco, smetti di usare i razzi, lontani allora. Qualcuno deve utilizzarli allora, raga, così li posso vedere. No. Allora, io mi sto veramente arrabbiando in questo momento perché non va bene, ok? Dove siete? Non lo so, vengo continuamente tipato in giro, cioè. In acqua. Sì, comunque devono sempre colpire i migliori, cioè veramente sta roba io sto non ho ancora capito. Perché sei uno dei migliori. Marci, non ci posso fare niente in questa situazione. Sono dalla parte opposta. Ok, arrivo. Ma era dalla parte giusta allora. No. 30 secondi. Scusa, avevo un po' di tosse. 30 secondi. Comunque, Marco che sta in acqua è veramente brutto, No, è che sono cascato, Stef. No! No, chi mi ha tippato via? Siete veramente... Ragazzi cosa sta succedendo? Infami. Mamma mia, ha ucciso De Mark. Aia! Io sto zitto. Vabbè, Stef ha vinto, ragazzi, quindi tocca ancora lui a cercare. Ma che quello con le particelle? Particelle. Sono finite le mie particelle. Mannaggia, te le ridò se vuoi. No. C'è stata una congiura nei miei confronti, ragazzi. Ma se ti avevo trovato, ti sei tirato razzi, TP, di tutto di più. Cioè, le ultime parole di Mark, non mi troverete mai. Va bene. Era pure in acqua, cioè, proprio. No, tranquillo, Stef. Peggio di così non poteva fare. Io basta. Ma ci fermiamo. Sì. Perché qui la cosa è degenerata. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Arrivederci. Ciao. Arrivederci.